di fare gli interessi di pochi e chiedere i soldi ai tanti che già ne hanno tirati fuori tanto. Noi non abbiamo paura e non abbiamo voglia di pagare questa crisi. Noi siamo andati davanti al CIPE per creare la crisi, per sostenere le nostre necessità. Noi vogliamo quei soldi perché vogliamo che quei soldi vengano destinati alle necessità e ai diritti di questa città e di questo paese. Se mi muovo potrei raggiungere ogni posto quando sono forte dentro come oggi. Oh, e allora, come dice qualcuno, adesso un po' di chiacchiere, perché noi siamo quelli delle chiacchiere. E allora raccontiamola tutta questa storia. Questa è la storia di una città dove ci sono decine di morti ammazzati per le strade, per il controllo dello spaccio della cocaina. Quotidiane della prefettura e della questura di Roma si dice che il problema di questa città sono i movimenti, sono le case occupate, sono i precari che si organizzano. E allora la risposta non può che essere questa, non può che essere la risposta di rabbia e di dignità, una proposta che urla a questa città che è il momento di smettere di strisciare, è il momento di smettere di fare le pecorelle e di alzare la voce, di costruire tutti i giorni barricate contro la precarietà, costruire tutti i giorni barricate in rabbia contro questo modello di sfruttamento, barricate contro chi ci viene a scoperare dalle case, occupate la sale vuote, barricate contro le discariche abusive che si vorrebbero aprire in questa città, barricata per difendere il sacrosanto diritto alla riprensione, alla rabbia e soprattutto il sacrosanto diritto a costruirci da soli un altro mondo a partire da oggi. Thank you.
chi governa l'ordine pubblico dentro questa città non si rende conto che il disagio per il quale noi ci muoviamo non è gestibile con i manganelli, non è gestibile con la forza pubblica. Dobbiamo dimostrare la nostra responsabilità ma anche la nostra decisione. Per cui adesso tutti insieme decidiamo cosa fare e continuiamo la presenza in piazza per far sentire la nostra voce dentro questa città, che è una voce legittima. Noi abbiamo ragione, non saranno queste operazioni e queste provocazioni a toglierci la voce, il nostro diritto di parola, il nostro diritto di manifestare la libertà che ci stanno togliendo. Assolutamente non possiamo accettare che questo livello diventi il livello di gestione della città. Bisogna che la politica da questo punto di vista prenda voce e prenda posizione decisa rispetto a chi pensa che la città venga gestita in questa maniera. Non è accettabile da nessuno e da nessuna, noi per primi. Per cui continuiamo questa mobilitazione così come l'abbiamo cominciata, ma soprattutto non accettiamo provocazioni da nessuna parte. Come avete visto, la polizia è dappertutto, anche nei vicoli, per cui facciamo attenzione a come ci muoviamo, stiamo tutti insieme e proseguiamo questa manifestazione tutti insieme. No, mica sono stato. E sono giusto.
dimmi. Ho sentito, c'è cioè, che stava lavorando per organizzarci qua. Hanno cambiato idea. È troppo forzato, ma io ho detto, sono tornato quello. Quello ha detto, dammi il tempo di lavorarci. Ritorniamo indietro, noi non ritorniamo nel mare. C'è un rapporto schietto con me, sono rimasto in qualcuno. Appartamenti fitti, che vanno messi con il